Allora, Fausto Bertinotti preferisce che la chiami sindacalista o presidente? Sindacalista, naturalmente. Come ha detto anche durante il corso della presentazione, io vorrei cominciare un pochino dall'inizio, ma proprio per brevissimi tratti, perché le abbiamo già rubato tantissimo tempo. Sempre da capo, è un'esortazione o è un grido di sconfitta? No, parte dalla consapevolezza della sconfitta, che è una sconfitta storica, non di breve periodo, stiamo parlando della sconfitta di un secolo, per dover ricominciare da capo, perché le ragioni che stavano alla base di quella lotta che è stata sconfitta, cioè l'eguaglianza, hanno il problema di essere ricostruite. Nel libro lei parla dei vinti giusti, chi sono costoro? I vinti giusti sono quelli che non si sono arresi all'ordine delle cose esistenti, al potere, al prepotere, all'arroganza, allo sfruttamento, all'alienazione, e si sono messi in cammino insieme ad altri per raggiungere una meta. Sono stati sconfitti, ma vinti giusti, perché le ragioni del loro cammino saranno riprese da altri. Quindi questa è anche una sorta di dignità del vinto, quella che viene delineata nel libro. Sicuramente la sconfitta non è sottoponibile a una damnatio memoriae. Non è un'umiliazione. Non è un'umiliazione se la si è subita perseguendo una meta che valeva la pena di essere perseguita. Oggi stiamo sprofondando in un mondo carico di diseguaglianza, di violenza. Il Papa ha parlato giustamente di terza guerra mondiale a pezzi e ancora di un'economia dello scarto. Riprendere il messaggio di coloro che hanno provato a evitare questa regressione e che hanno provato cercando di costruire una società diversa, secondo me è la lezione che andrebbe ripresa. Naturalmente, questo è il ricominciare da capo, non si può farlo eridicebamus, non si può farlo ritornando a percorrere o a immaginare di poter percorrere i passi dei padri e delle madri che ti hanno preceduto. È un altro cammino quello che devi fare. E questo è chiarissimo. Un'ultima cosa, Presidente. Lei parla anche di Europa, la definisce un'Europa oligarchica. Ma come? Mi stupisco. L'Europa che parla tanto di inclusione, di aprire ai migranti. Come può essere questa Europa un'Europa oligarchica dal suo punto di vista? Intanto non ha aperto affatto. E persino i tentativi cauti di accogliere, come quelli fatti in certi momenti dall'Italia, sono stati segnati dall'isolamento, il rifiuto persino di redistribuire gli immigranti con vite terribili sbarcano sulle nostre terre. Ma più ancora, non dal punto di vista qualitativo ma quantitativo, questa Europa è stata realizzata oligarchica perché ha devastato progressivamente il tessuto della democrazia, delle costruzioni democratiche, e ha costruito dei regimi in cui il dominio realizzato dal capitale finanziario globale, il dominio dei mercati finanziari e delle tecnostrutture, delle tecnoscienze al servizio di questo meccanismo, sta producendo insieme una crisi di civiltà, nuovi spazi di povertà e una diseguaglianza offensiva. Questo potrebbe essere il motivo per cui determinati movimenti e forze politiche hanno vinto nelle ultime elezioni. Sì, perché almeno la rivolta prende la forma della protesta elettorale. Grazie a lei, grazie a loro.